Buongiorno dottor Claudio Saracino, da Benessere Ipnosi Soluzione, e sono a parlarti della fertilità e dell'ipnosi. Perché ti racconto che c'è un trait d'union, un rapporto anche per chi non è fertile, per chi le ha provate tutte, ha fatto la FIVET, la IUVET, chi più ne ha più ne metta, ha fatto tutte le analisi del caso ed è risultato tutto ok, organicamente, fisicamente, sia per lui che per lei, tutto ok, però non rimane incinta la donna. Cosa si può fare con l'ipnosi? Ci sono studi a livello mondiale scientificamente provati che l'ipnosi può incidere sulla rimanere incinta da parte della donna e quindi naturalmente avere un figlio. Perché è possibile? Quali sono le cause che impediscono ad una donna di non rimanere incinta? Beh, ce ne sono parecchie, però chi può dire il motivo, la causa per la quale non si rimane incinta è la stessa donna con il suo subconsciente, guidata da un ipnotista, un ipnoterapeuta, un ipnoterapista professionale, che può essere medico o psicologo, psicoterapeuta o anche non dell'ordine dei sanitari, dell'ordine dei medici, che però è coadiuvato da un medico, può guidare la persona a dire il vero motivo per il quale non rimane incinta. E possono essere parecchi, ripeto, io adesso ve ne elenco qualcuno per la cronaca, a livello, diciamo, di statistiche, però è la persona che sa il motivo. Il motivo può essere possono essere svariati, tipo non voglio avere figli quando si era piccolini, quando cioè il subconscio iniziava a programmarsi, a formarsi la sua mente, magari era la prima di una famiglia numerosa, ha pensato a badare ai figli, quindi chissà quante volte si ripeteva io un giorno non voglio avere figli, perché magari soffriva per vedere i fratellini, le sorelline, oppure perché era aggravata molto dal lavoro per accudire questi bambini, o anche perché magari il marito non merita di essere il padre dei suoi figli, per cui inconsciamente blocca la fertilità. Sembrano cose assurde, lo so che con la ragione non riesci a spiegartelo, però purtroppo è così. E ce ne sono tantissime altre, tipo da piccolo uno voleva essere figlio unico, magari è nata la prima figlia e inconsciamente blocca il processo riproduttivo, anche se da analisi mediche tradizionali risulta che è tutto a posto, spermatozoi, ovuli e quant'altro. Un'altra causa probabile può essere la mancanza di sicurezza economica, ok? Che porta a non avere fiducia nella vita, la famosa paura, perché i due grandi ceppi sono paura e rabbia, che blocca il processo di riproduzione. Sembrano fantascienza, ma in realtà è scienza, ragazzi, è vera scienza, ok? E c'è una letteratura scientifica, medica, relativa all'ipnosi sulla fertilità incredibile negli Stati Uniti e anche nel mondo, per cui ti invito a documentarti, approfondire, consultarti con qualche medico che usa l'ipnosi, anche se in Italia ne esiste uno su 100 medici solo uno tratta con l'ipnosi, oltre che con la medicina tradizionale allopatica, uno su 100, però esistono anche psicoterapeuti o psicologi che usano l'ipnosi. Chiedi a loro in primis, fai una ricerca su internet, trova il professionista della salute, il principe, chiedi e fatti dire come stanno le cose, ok? Dopodiché, prova ad andare a fare delle sedute ipnotiche, eccetera, eccetera. Poi, se non hai tempo,
non vuoi metterti la famosa tuta, non vuoi dire i fatti tuoi, non vuoi spendere un botto di soldi, comunque vari motivi per cui ti spingono a non provarci, beh, ascolta i miei consigli, ti insegnerò come fare da sola ad autoipnotizzarti e a provare a rimanere incinta. Non è importante credere in queste cose, ma l'importante è fare ciò che io ti dirò, ok? Senza ma e senza se, fatti e non chiacchiere, va bene? Poi, se c'è qualcosa che ti blocca inconsciamente e tu con la ragione non riesci a capire il perché, non è importante, lo capirai strada facendo, ok? Per cui, come si può fare per uscirsene, guidare la persona o guidarsi, autoguidarsi da sola entrando nel subconsciente e cambiare quelle immagini, quelle frasi, quelle emozioni che bloccano il processo riproduttivo. Teoricamente è tutto facile e anche nella pratica ti posso assicurare che è tutto facile. Va bene? L'importante è fare. Non ti fermare alle prove, alle mille prove, tentativi che hai fatto della medicina tradizionale. Non ti fermare, vai oltre. L'importante è che tu trovi la persona accreditata, seria, che utilizza l'ipnosi, oppure che mi segui e ascolti i miei consigli, ok? Per insegnarti come si fa per autoipnotizzarti e ottenere, risolvere il tuo problema, raggiungere il tuo interesse o soddisfare la tua esigenza di essere mamma, di essere papà, eccetera, 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 ok? Io al posto tuo lo farei, chiaro, se volessi qualche altro figlio. Questo è tutto per oggi, un abbraccio, seguimi su tutti i social, mettimi like se ti piace, iscriviti al mio canale YouTube, visita il mio sito www.ipnologiassociati.com. Fammi tutte le domande del caso, in pubblico e in privato, e gratuitamente, gratis, senza spendere una lira, io ti risponderò alla velocità della luce. Un bacio dal dottor Claudio Saracino. Alla prossima.